Eccoci qui in questo secondo e ultimo video pre-registrato. Sono alle pezze, ragazzi. Guarda, il sonno, spengo tutto, mi sta a letto. Allora, parliamo di calcio primavera 1, giornata 1, che praticamente oggi, già in mattinata di venerdì, che sarà reso pubblico questo video, si giocherà da oggi praticamente la prima giornata del massimo campionato, diciamo, delle squadre giovanili, dell'ultimo tassello delle squadre giovanili di Serie A, Serie B. Vabbè, primavera, Serie A 1, poi sappiamo che c'è la Serie A 2. Noi, siccome Serie A2 su diretta.it non ha ancora trovato il calendario di Serie A2, teniamo conto almeno già di quello di A1. Allora, per quanto riguarda la primavera Serie A1, abbiamo quest'oggi due partite: Fiorentina-Bologna alle 15 e Ascoli-Roma alle 17. Poi sabato Cagliari-Milan alle 11, Inter-Sampdoria alle ore 13, Genova-Spal alle ore 15, Torino-Lazio alle ore 15, alle ore 17 Sassuolo-Empoli e poi, diciamo, un po' il posticipo, anche se si gioca di mattino, diciamo, le giovanili sono un po' così, si gioca anche di mattina. Sarà la domenica Atalanta contro Juventus alle ore 11. Ricordo inoltre che mi pare per il sesto anno di fila sentivo, credo ieri su Sport Italia, sarà il sesto anno di fila che appunto Sport Italia ha diritti esclusivi della primavera Serie A1. Però ricordo che Sport Italia sul digitale terrestre lo troviamo al canale 60, ma se scarichiamo l'applicazione da Android, poi c'è un altro sistema operativo per cellulare che non ricordo, non è l'Apple Store. Forse è quello, boh. O sul sito internet da computer o da tablet abbiamo ben quattro canali. Li potremmo avere anche in televisione, ma dobbiamo avere quella ultimissima generazione. Ricordando come Sport Italia comunque abbia un lungo raggio sul calcio italiano e non solo. Comunque, ora in conclusione di video, come ho fatto anche per quello di massima cadetteria di Serie A, andiamo a riepilogare le partite senza dire giorni e orari. Quindi, prima giornata Fiorentina-Bologna, seconda Ascoli-Roma. Poi vai con Cagliari-Milan, Inter-Sampdoria, Genoa-Spal, Torino-Lazio, Sassuolo-Empoli e Atalanta-Juventus. Il sonno ormai mi affligge, vi devo lasciare perché devo dormire, sono straziato. Ci vediamo domani, alla prossima, ciao!